primo secolo, l'età dopo Cristo. Tutte le altre civiltà, l'Egitto, la Mesopotamia, la Cina, cominciavano con le storie degli dèi e con le storie dei loro grandi, dei potenti che raccontavano negli annali, nelle cronache, non l'India. E perché questo sia avvenuto sarebbe lungo come tema, però aggiungerei una cosa. L'India ha ignorato, ha voluto ignorare la storia, ma ha avuto la visione di quello che veniva prima, della preistoria, quella che noi non abbiamo. Ed è quella che già si intravede attraverso uno squarcio della prima storia, quando ci sono tutti questi animali che mangiano uomini che prima li avevano mangiati. E allora qui ci si collega a un fatto essenziale, che credo sia il presupposto di tutta la dottrina del sacrificio. L'uomo, per la maggior parte della sua vita, lunghe centinaia, milioni, migliaia, milioni di anni, era un primate, come tutti i primati, fondamentalmente vegetariano. Se mangiava carne era da carcasse di animali morti. E poi è diventato il contrario. È diventato carnivoro. Sopravvive, ha avuto questo passaggio decisivo della sua storia, per cui ha cominciato a mangiare carne. Ma questo come è avvenuto? L'uomo delle origini non è quella cosa che ci raccontano, cacciatore, raccoglitore, che si legge nei libri di scuola. Era solo raccoglitore perché non poteva cacciare, era predato e raccoglitore. L'uomo era l'essere che doveva tenere questi animali più forti, che avevano artigli, che avevano zanne, che potevano facilmente ucciderlo, veleno. E un giorno misterioso che nessuno sa quando situare bene, è avvenuta una cosa che ha lasciato il segno su tutti noi e lo lascerà sempre. Il predato è diventato predatore, cioè ha imitato i suoi assassini. Questo è il grande avvenimento che ogni sacrificio ricorda. È il momento in cui ciò che era l'orrore massimo è diventato l'atto stesso dell'uomo, e cioè l'imitazione ha portato a questo aumento di potenza. È l'imitazione la colpa, non l'uccisione. L'uccisione fa parte dell'ordine delle cose. È l'imitazione. E l'imitazione è